Si chiamava Noodle, era un vero e proprio cane famoso su TikTok, era una star in piena regola, ed era un bellissimo cane di razza carlino che purtroppo è morto a 14 anni di età, brutto di diversi social network, i video erano diventati virali, tormentoni in prima regola, adesso però non c'è più, milioni di fan hanno reso omaggio a questo magnifico cane che purtroppo, ripeto, è passato a miglior vita. Pensate che Jonathan Graziano è il suo padrone, ogni giorno curava la sua bellezza, curava i video postati poi su TikTok, l'impegno di Jonathan era costante, continuo, anche perché tutti amavano, apprezzavano il piccolo cane in questione di nome Ludo, che ovviamente non è passato inosservato. E diversi social ovviamente l'hanno vista rimbalzata, tutti hanno fatto ricondoglianze a Jonathan, e aveva un cane meraviglioso ed era un cane virale perché aveva un successo, una visibilità, una fama pazzeschi. Era, pensate, uno di quei cani che non passavano di certo inosservati sul TikTok. TikTok ha fatto veramente grande strada. Il video termina qua, Noodle, riposi in pace, amen.